Intanto al momento è diffusa in America l'azienda, ma conta di diffondersi anche in Europa e in Asia e nel resto del mondo. Infatti vediamo anche questo nella roadmap, diciamo nella tabella di marcia, che vediamo qui. Appunto, qui ci dice comunque proprio l'inizio del 2018 con l'integrazione della tecnologia blockchain e smart contract sulla piattaforma e l'avvio delle applicazioni iOS e Android. Poi i depositi cauzionari di crowdsourcing, quello che vi accennavo prima, poi la tokenizzazione, cioè l'utilizzo della moneta Berry, ok, che noi avremo comprato in ICO, o comunque si può comprare anche dopo, chiaramente. Poi nel 2019 ci sarà il punteggio, il sistema punteggi per diciamo gli inquilini e i locatori, così ci sarà un modo per valutare chi affitta o comunque chi dà in affitto una casa. Poi l'integrazione con le API, cioè per far interagire su una stessa piattaforma anche i fornitori dei servizi e poter pagare direttamente anche lì questi servizi, le bollette e quant'altro con il token, con la moneta Berry, espansione internazionale come vi dicevo in Europa e in Asia e partnership con enti finanziari e immobiliari. Poi nel 2020 tecnologia smart lock per l'uscita e l'entrata nel locale d'affitto e poi il pagamento delle bollette online come vi accennavo prima. E poi voglio anche parlarvi del team. Non sto qui adesso ad analizzarvi tutto il team uno per uno, però posso dirvi che è un team veramente molto specializzato e autorevole, posso dirvi. Si vede già dal team, che sono 23 persone, ci sono molto esperti in blockchain. Vedete qui, sviluppatori blockchain ce ne sono abbastanza. Anche con i loro profili LinkedIn. Diciamo è un team molto formato e preparato. E qui vediamo le tre principali personalità, che comunque sono persone che hanno uno storico alle spalle molto importante. Potete anche andare ad analizzare i loro profili LinkedIn e così via. Sono stati comunque finanziati da importanti finanziatori, appunto come dicevo all'inizio, 4 milioni di dollari raccolti prima di iniziare, prima di lanciare la loro moneta, quindi per poter sviluppare al meglio questa piattaforma. Poi parlando sempre di numeri, vi posso far vedere che anche su Twitter i numeri sono veramente importanti. Se vogliamo fare un esempio con Banchera, ad esempio Banchera che è una ICO veramente diffusissima ormai, come voi ben sapete, anche sul mio gruppo, che sta andando alla grande. Banchera ha come followers 18.000. Se andiamo a vedere ad esempio appunto Rent Berry, ne ha 13.900, che comunque è partita comunque da solo 2 mesi. Se andiamo a vedere ad esempio anche un'altra ICO come Naga, che è abbastanza importante,